Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloè e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo». La terza domenica di Quaresima ci presenta due fatti di cronaca. Due fatti di cronaca che per alcuni sfociano nel pettegolezzo o in valutazioni negative. Per Gesù sfociano in occasione di un ripensamento personale con un sollecitante invito alla conversione. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai». Pilato aveva ucciso degli ebrei mescolando il loro sangue con il sangue delle offerte che stavano facendo al Tempio. Quindi una situazione molto precaria, una mescolanza di sacco e di profano che risultava agli occhi degli ebrei come una specie quasi di castigo, di maledizione. Il secondo fatto, crolla una torre, sempre a Gerusalemme, e in questo crollo muoiono 18 persone. I due fatti tragici sono letti da alcuni come una specie di castigo divino. Quindi colgono l'occasione non per riflettere su se stessi, ma per giudicare gli altri. Gesù boccia clamorosamente questo modo di procedere, pettegolo, direi disumano e anche egoistico, e coglie invece l'occasione non per valutare le persone altrui. Il giudizio rimane solo a Dio che legge nel cuore delle persone, ma diventa un'occasione per riflettere. E se fossimo stati noi in quella occasione? Se Pilato avesse ucciso noi intanto che compivamo il sacrificio? Se fossimo stati noi nel crollo di quella torre, saremmo stati pronti? Ecco allora l'invito di Gesù, che è uguale nei due casi, diversi casi ma uguale la conclusione: convertitevi, se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. La conversione poi, nella seconda parte del Vangelo, è una specie di impellenza. Ecco l'immagine del contadino che deve in qualche modo zappare attorno all'albero che non dà frutto, che chiede in qualche modo un supplemento di tempo nella speranza che l'albero diventi fruttifero, quasi a ricordare che il tempo della conversione non è un tempo infinito. Noi non sappiamo quando moriamo, noi non sappiamo quando sarà il giudizio di Dio, e poi in ogni momento c'è il giudizio di Dio, per cui dobbiamo essere sempre pronti. Ecco, l'invito alla conversione come un atteggiamento costante. E quando diciamo conversione non intendiamo solo l'abbandono di strade clamorosamente negative, di vizi pesantemente negativi. Vogliamo pensare alla conversione come un atteggiamento continuo, qualche cosa cioè che ci deve accompagnare. Anziché conversione potremmo dire progresso spirituale. Come c'è un progresso scientifico, tecnologico, ci deve essere anche un progresso spirituale. L'invito delle letture risuona quindi forte: non sediamoci mai, non accontentiamoci di quello che siamo, ma vogliamo insieme con Cristo camminare verso la Pasqua per essere trovati belli e pronti per la risurrezione.